Buongiorno a tutti. Ho preparato una relazione che voleva essere una relazione seria, diciamo, no? Perché mi sono sentito onorato di essere, ho detto non posso con tutti questi relatori andare lì a dire. Però la relazione è impossibile che la legga. Io volevo leggerla, ma sarei stato il primo a essere annoiato. Perché un conto è parlare a braccio, come adesso mi metto a fare, e un conto è leggere. Quindi mi sono messo d'accordo, se non sono d'accordo, nel senso che lo dico adesso, e vi ho lasciato il foglio, però ho pensato che siamo anche più moderni ormai tutti. Se qualcuno lo desidera posso mandare anche in PDF, e così invece che distribuire il cartaceo, cioè la relazione vera e propria è questa. Sì, questa è la relazione ufficiale. Ufficiale, cosa volete ufficiale? Sì, si parla tra di noi. E certo, non è neanche però che voglia svalutare quello che dico. Qui si riassume un pochettino quella che è, ormai ho 66 anni, quella che è stata la filosofia di vita, cioè il pensiero profondo che mi ha accompagnato, che è un pensiero religioso, che non vuol dire che ho sempre avuto fede, non vuol dire che sempre sia, anzi, ne ho combinato anch'io le mie, e non mi dispiace del tutto, nel senso che anche quello che ho provato di male è stato un bene, perché è sempre stata esperienza di vita, e ammetto la mia umanità, anche ero venuto con la camicia da prete, ma ho detto ma vai, vai come sei, è finita, ripresentati nella tua umanità. Certo nella vita ho conosciuto, quindi il foglio è qua, qua chi vorrà troverà tutto quel che volevo dire. Adesso tiro fuori qualche cosa anche l'aggiungo, nel senso che, ad esempio, anch'io in parte condivido e in parte non condivido. Per me, per esempio, il fatto che l'Italia sia un popolo è chiaro che non è un popolo, ma è una unità forzata di popoli. Se si vorrà continuare a essere confederazione italiana mi può andare bene, però io lavoro per la ricostituzione a tutti gli effetti della indipendenza del popolo veneto, che non è solo territorio veneto, quindi gioco carte scoperte. Non. Qualcuno potrà essere deluso di questa mia scelta, ma è meglio essere delusi sapendo cosa pensa l'altro, che andare avanti poi dici a un certo punto oh ma guarda credevo, no, non è possibile. Io sarei felice che si ricostituissero quei 4-5 stati, ma non solo in Italia, cioè nella penisola italiana, anche a livello europeo. La Catalogna ha diritto secondo me, e la Baviera anche, cioè quello che è successo con l'ex Jugoslavia, che era anche quella un'aggregazione, anche la vecchia Cecoslovacchia, rispettare l'identità. Ognuno viene valorizzato, noi in famiglia siamo 5 fratelli, 3 fratelli, 2 sorelle, tutti di un unico papà, di un'unica mamma. Però siamo uno diverso dall'altro, a volte si va d'accordo, a volte non si va, a volte si fa finta di andare d'accordo, ma più di tanto non si va. Insomma, ognuno ha la sua personalità, e così anche deve essere fra le comunità. Ho imparato da qualche anno a scrivere la parola popolo con l'iniziale maiuscola, popolo. Ad esempio in questo momento sono qua, ma il popolo sovrano siete voi. Cioè noi siamo veramente voi, la rappresentanza, noi siamo a servizio, siamo dei semplici servi. Questo incontro è
un aiutarsi gli uni gli altri, quindi parliamo noi, ma non è che si sia di un grado particolare. Siamo nell'ambito di questa comunità cerea, è tanto bello, tra l'altro anche dal punto di vista ambientale. Io prima ho girato e mi complimento, perché ho visto che c'è, sì, è una cittadina che si è sviluppata, ci sono alcune contraddizioni architettoniche, ma anche alcune soluzioni ambientali molto belle. Per esempio, mi è piaciuto il parco grande dove facevano la fiera, poi anche quello un po' più piccolo ma grazioso, bello, vicino all'asilo, e anche il lavoro fatto in faccia alla chiesa mi è piaciuto. E poi mi è piaciuto e mi complimento per i marciapiedi, che hanno quella entrata che agevola anche le persone con disabilità, e questo non in un posto solo due, ma tutto dove sono passato si vede questo semicerchio, in modo che le carrozzine possano entrare senza fare il salto sul gradino, e quindi anche autonomamente, senza bisogno di accompagnamento, quelle che hanno il piccolo motore che agevola. Certamente ci sono delle responsabilità nei popoli più potenti, e la responsabilità anche di un cinismo che vuol dire, passi la parola, me ne frego di te e della tua vita, e se tu muori. Questo l'ho sperimentato di persona, e sono andato a guardare sul cellulare prima, perché non è possibile che mi ricordi le date precise, ma ho visto anni fa, quando frequentavo anche i vari consolati a Venezia, che ce ne sono anche a Verona, vari posti, quella volta contavano di più, adesso contano meno, no? Perché hanno impostato, secondo me invece andava bene com'era lì. Cos'è? Dovevi essere un po' preparato. Poi c'era una parte di mondanità, e quella mi riusciva anche abbastanza bene, perché ero anche più giovane e più bellino. Però cosa vuoi, con persone competenti, io me ne stavo là, gironzolavo nelle varie tavolette dove c'era fette di pane, salame e dolcetti, e con mio stupore si avvicinavano le persone e dicevano: lei è sacerdote? Sì. Padre, preghi per me, preghi per sempre, anche quello che tu pensavi che non fosse interessato della religione, invece si però, per parlare di cinismo, mi ricordo di Christopher Stevens. Questo è il console che era stato a Benghazi. Forse vi viene in mente l'assalto al consolato 11 settembre 2012. Se andate a vedere, è una cosa tragica, no? Come lui è stato in pratica ammazzato, insomma. Però questo giovane, è del 60, insomma 4 anni più giovane di me, sì, era, io l'avevo visto di persona, era il bellino, era il giovane, che tutte le signorine e signore, non solo le signorine, gironzolavano attorno nei ricevimenti che mi è risultato di vederlo. Sarà stato il fascino non della divisa ma del potere che si percepiva che lui aveva, scortato, sicuro di sé, poi vederlo morire. Ma questo è stato mandato a morte, ma lui sapeva che poteva succedergli. Ma è stato mandato a morte a freddo dal suo governo, eh? Non è questione, perché te li mandano un po' allo sbaraglio. Ma come cinismo, certamente nomino anche il caso di Mattei, perché è stato ucciso chiaramente, non c'è dubbio, nell'attentato del 27 ottobre 62,
Quindi giusto come 3 giorni fa è morto anche lui a 56 anni, dopo che aveva dichiarato in modo esplicito, è un video venuto fuori pochi giorni fa ed è stato tolto segreto, insomma, da un documento USA, che lui dello spionaggio, no? Servizi e informazioni, no? Che suona più bello, lui aveva dichiarato che non voleva entrare a fare i patti con le 7 sorelle, proprio è Mattei che usa l'espressione le 7 sorelle, perché dice: a me non interessa fare i grandi utili della società, ma interessa fare il bene della gente, che la gente abbia in casa il gas, la bombola, famosa bombola del gas. Però l'ha fatto quella fine là, e lui è qui. E poi il terzo caso che cito di cinismo è quello del Vajont, che è l'anno dopo, cioè il 9 ottobre 63, 1917 morti di cui hanno trovato l'identità, e 1000, dicono, dispersi, sono 1300 non identificati, più che dispersi. Penso al sacerdote di parroco di Lungarone, l'hanno trovato dalle parti di Treviso. Dunque, come l'hanno trovato? Non so se è impressionante o ridicolo le tutte e due le cose. Completamente nudo, l'hanno distinto che era prete, perché aveva ancora il colletto bianco, quello grande che ci si metteva sull'altalare, che ho visto che anche il cappellano nuovo, anche qua di, che l'ho salutato, di Cerea, stamattina, sarà che magari è domenica in chiesa, ha la veste talare, come che una volta, poi in chiesa si usava sempre, adesso vado un po' più via così anch'io. Allora, il mio intervento è sulla verità per la spiritualità. La parola spiritualità non mi piace, perché la spiritualità mi fa pensare subito agli spiriti. Poi non so cosa vi fa venire in mente la parola spiritualità. Mi sembra una parola dotta, una parola... Io non la uso, non la uso quasi mai, anzi mai, la parola spiritualità. L'ho trovata, mi va bene, è giusta. Poi mi fa pensare a qualcosa di sentimentale. Io ho questa la sensibilità, spiritualità francescana, la spiritualità carmelitana, quella dei Focolarini, quindi come una sensibilità. In realtà la spiritualità è una cosa seria, è una dimensione, è molto di più. E forse tutta la crisi tragica nella quale ci troviamo è proprio perché si è persa la spiritualità. Ma allora, dato che non è sentimentalismo, dato che non è un riferirsi alle anime dei morti e agli spiriti, cosa si intende per spiritualità? La spiritualità, arrivo subito anche al dunque, sarebbe la concezione che tu hai, quindi è una filosofia. Chi risponde alla domanda chi sei tu, uomo? Perché la risposta possono essere solo 2 o 3, non è che si va. Sei una bestia, detta in maniera proprio brutale, sei un animale intelligente, si fa per dire, diciamo dotato di intelligenza, anche come dicevano durante la pandemia, sintomi ce l'hai, ma non i sintomi, com'è? Che hai il Covid ma non ci sono le asintomatici, sì. E allora anche l'intelligenza, sì ce l'hai, ma sei asintomatico, perché di quello che succede io dei politici posso dire che... Avanti un po' che battute, no, così per sì.
Comunque, però consoliamoci, se fa per dire, perché sarebbe tutto il contrario, o meglio, mi veniva da dire svegliamoci, ma non sta bene che dica così perché non è serio. Però prendiamo coscienza, eccole tanto qui finettono, che la crisi spirituale non è di tutti, è di noi, la cosiddetta Europa, cioè l'Occidente, Europa occidentale e America del Nord. No, no. Se io prendo in particolare il mondo indiano, ha una bella spiritualità e una spiritualità, come posso dire, è tutto da imparare. Non è che voglio fare propaganda né per il buddismo né per l'induismo, ma per quello di buono che loro ci insegnano impariamolo pure. E ad esempio vedo questi che fanno i bagni rituali e anche i maschi, diciamo, portano una specie di cinturina che è come noi la collana al collo con sul crocifisso. Adesso vedo sempre meno crocifissi e medagliette della Madonna. Adesso vedo immagini neutre, perché quasi ci si vergogna anche qua di mettere qualcosa di religioso. Ma anche i signori vescovi, le loro eccellenze reverendissime, il mio porco in giacca, che sarebbe più serio che per me, ma sono venuto così, cosa fanno? I te gira la croce pettorale dentro nel taschino. Tu vedi il segno della collana. Bene, o ti metti la collana più o meno di oro che si vede Gesù Cristo, o tiratela via del tutto, perché non interessa la collana, interessa che tu mostri Gesù Cristo, no, dentro nel taschino. Non c'entrava niente con quel che stiamo dicendo, però mi sono levato un sassolone, non so, quanto poi leggerete qua chi vuole. La prima verità, la crisi generale profonda. C'è chi se ne approfitta sempre delle crisi. Sì, per forza. Che se ne approfitta delle crisi, la crisi spirituale è una crisi intellettuale. Ossia, ma io domando anche ai miei, hai mai letto la Bibbia? No. Ma sono un buon cattolico. Va bene, non, ma diciamolo sinceramente, non serve leggere tutta la Bibbia, è vero, ma insomma proviamo a leggerla un po' di più, sì, o se no, sai quanti sono i salmi? E cosa c'entra i salmi? Sono i testimoni di Geova che tirano fuori la Bibbia e i salmi. A me basta il Vangelo, e non è mica proprio così, eh. Insomma, siamo in crisi spirituale forte come cattolicesimo e protestantesimo, che sarebbe da dire gli evangelici, ma non tutti neanche là. I valdesi sono abbastanza forti, gli ortodossi sono in una rinascita meravigliosa. Mi arrivano continue notizie e quindi io mi inchino proprio, ho il cuore felice, perché tra l'altro noi come chiesa di Aquileia, Il nostro capoluogo morale è proprio Aquileia, dal punto di vista religioso. Siamo, ricordatevi questa frase battuta, ma che è la verità, non la chiesa più a est, a oriente di quelle dell'Occidente, ma noi, popolo veneto, la chiesa di Aquileia, siamo la più a occidente delle chiese di oriente. E vi porto subito una prova che dicevo che ieri sera, parlando con Anna e altre persone. La chiesa di Aquileia è la prima, a differenza di quella di Roma, che
che introduce il canto femminile. Questo ancora 1700 anni fa circa. Ma adesso, dopo aver affermato che c'è questa crisi, ma non è di tutto il mondo, affermo, mi pongo la domanda con voi: questa crisi è naturale o è stata provocata da qualcheduno? Stessa domanda che è stata fatta riguardo al cosiddetto virus, insomma tutte quelle robe là. Sì, è naturale o è nato in un laboratorio? Io non parlo del virus, parlo della crisi spirituale. E certamente è stata indotta, non è venuta. Può darsi che sia anche una parte di menefreghismo, dopo che la seconda guerra mondiale è stato necessario dedicarsi molto alla ricostruzione, poi si lavorava, c'era anche più entusiasmo, con la lira valeva di più, si lavorava di più, ma è vero anche che si è abbandonato la vita spirituale. Nella mia valle, Val di Zoldo, 8 parrocchie, è rimasto un parroco solo e 3 cappellani che sono i più vecchi, che gli danno una mano, 1 su 8. La popolazione di questi 8, sì, della gente, siamo calati e continuiamo a calare. Ora la frequenza in chiesa la domenica, che poi è solo quella, perché non è che vengano altri incontri di azione cattolico, è su circa il 15%, quindi anche la rilevanza del fatto religioso, un 15% è niente, cioè è molto limitata. E questo 15% sono quasi tutte persone di una seconda giovinezza, più che della prima giovinezza. Allora, per dirle in parole un po' tecniche, che troverete sempre qui, bisogna arrivare a una nuova antropologia, cioè a una nuova visione chi è l'uomo. Perché se io non sono una bestia, chi sono? Se sono una bestia, guardate, cioè se non c'è un Dio, così per essere spiccio, se non c'è un Dio, se la vita si gioca tutta qua, a fin dei conti la vincono i prepotenti, i potenti e i prepotenti, perché tanto che sia giusto che sia sbagliato, no, non ci sarà nessuna giustizia, se finisce tutta qua. È bello sapere che nei periodi di crisi dell'umanità ci sono sempre state delle persone che allora hanno trovato un'antropologia, cioè un modo di ragionare col quale si è uscite dalla crisi. E qui ho fatto alcuni esempi, adesso ne dico solo 2. Per esempio Sant'Agostino con la sua filosofia, e siamo alla fine del 300, San Tommaso d'Aquino, però nel 1006 mi piace ricordare anche, sì, 1005, mi piace ricordare anche Santa Teresa d'Avila. Non è sempre gli uomini che ha portato avanti la storia, a volte gli uomini sono rimasti indietro. E c'è qualche donna come questa Teresa d'Avila che ha fondato 30 conventi, andava a cavallo, e grintosa, quindi mistica, col senso pratico. E, ad esempio, lei vedeva le suore sue in crisi. Madre, no, non mi viene da pregare tutti questi... E allora oggi uno direbbe, ma spostati che il Signore ti aiuta, dai, tutte queste belle cose. Invece Santa Teresa diceva, non te la senti di pregare, fai almeno. Comincia col poco che te la senti. Non sei capace di recitare un salmo, lascia stare i 5 salmi che bisogna recitare al mattino e alla sera. Neanche uno, fai almeno di neanche uno.
non me la sento neanche il Padre Nostro, erano suore, sì, monache e altri. Va bene, va bene. Quindi la grande tolleranza sua, ma facendo così è stata vincitrice. Perché diceva, non te la senti il Padre Nostro? Di Padre. Basta. Vai avanti per una settimana, 15 giorni, dici Padre, Padre Nostro. Poi quando te la senti aggiungi la seconda frase, sia santificato il tuo nome. Così. Io questo non l'avevo neanche mai sentito, quando l'ho imparato mi è stato utile a me. Io lo dico a voi perché è stato utile a me. Questo per dire che si può avere molta serenità, perché noi siamo dei combattenti, siamo dei combattenti sereni. Abbiamo già la vittoria della nostra. Si tratta, anzi, vinceremo col sorriso sulle labbra, perché se noi mostriamo di avere paura, ma paura di che? Il Signore della vita, cioè quando tu sei nella verità. Sapete, mi viene in mente, anche qua una cosa che non c'entra niente, però da chi proprio io ho visto la forza di combattere? Da mia madre. Quindi vado sul sentimentale. Però è così. L'ho ricordato anche giorni fa. Sì. Un giorno, io non ero neanche a casa quella volta, ero in parrocchia. Poi mi hanno raccontato. Un mio fratello, non so, tagliando l'erba, facendo fieno, che avevamo le mucche, si è o tagliato, o che l'avesse preso un colpo di sole, che perché, insomma l'inavitatura che è quella, insomma. Insomma, ma io credo che si fosse proprio tagliato. Come ha fatto mia madre a sentire, stando in casa, che lui stava male? Bisogna avere un istinto, cioè un dono particolare. Era scalza, è corsa fuori e non ha guardato se si pungeva sull'erba, sui sassi. E cosa c'entrava questo non mi ricordo. Per dire che sì, che vinceremo, no? Che vinceremo la forza dell'amore. Quindi vinceremo perché abbiamo già vinto. Quando fai l'amore dentro non hai più paura di niente, no, è l'amore che ti trascina, ti dà una carica, gli altri hanno solo la forza brutale e maledetta, mi viene da dire, di importi la morte, perché in questi altri 2 anni hanno anche proprio fatto morire, ma insomma andrò avanti ancora. Sì, devo essere sintetico. Allora, che spiritualità propongo non solo a voi, per quello che considero importante questa relazione, che è la prima volta che la scrivo, perché da qua, da Cerea, lancio un messaggio in generale. Cioè, se un domani diranno cosa... Che eredità morale ci ha lasciato Don Floriano? Questa, la spiritualità della relazione. Noi non dobbiamo essere isole, quindi difendo l'identità singola e di popolo, anzi di comune, perché il popolo è una gran bella parola, ma non è che è una parola che non dice niente, cioè... Io ci metto dentro, poi è come dire amarsi, ma uno intende dire che amarsi è fare l'amore, che l'ha un certo senso, sì. E quell'altro amarsi è donare la vita come Gesù Cristo, cioè mette dentro i contenuti poi, e quindi popolo da scrivere con l'iniziale maiuscola, come dicevo. Anzi, con l'iniziale maiuscola anche quello che si riferisce ai popoli, per cui italiani, scriviamolo in maiuscolo, veneti, lombardi, calabresi, sardi. Sapete una curiosità a proposito?
che mi sono occupato dei, non so, dei patriziati svizzeri, roba del genere, Austria, non è vero niente. Facendo uno studio tanto interessante, che è stata una scoperta per me, la somiglianza più simile fra la coltivazione della terra, l'allevamento del bestiame e la pastorizia, insomma, con la Sardegna. E poi si va in Basilicata. Questi sono i tre punti. Quindi abbiamo dei punti in comune, ma a scuola non insegnano. Comunque, spiritualità della relazione. La relazione anche è una bella parola, la relazione. Ho una relazione, adesso è anche là, perché ci metti dentro poi i sensi che vuoi, no? Ho una relazione stabile con... Allora ci sono quattro tipi di... Adesso io non posso neanche più dire siete sposati, cosa volete? La sua signora, e con quella la sua signora, ho imparato a mie spese a dire la sua signora e non fare altre domande, perché ho domandato così, ho domandato, ma anche da stupido, lo dico me stesso, ho chiesto, è sua madre? No, è la mia signora. Potevo essere più prudente a fare la domanda al contrario, no? È la sua signora, eventualmente è la sua madre, ma perché una volta che l'hai fatta la domanda? A distanza di anni mi mordo ancora le labbra, ma non si torna indietro. Comunque la relazione, che bello essere noi relazione, essere come una fontana. Ognuno di noi ha dei doni, avrà anche dei limiti. L'importante è sapere questi e quelli. Però ha anche dei doni. Io sono prete cattolico felicissimo. Sono più felice adesso di quando sono diventato prete. Quella volta sono diventato prete che ero felice. Ma adesso mi domando. No, sapete cosa penso adesso? Ma quel vescovo che ti ha ordinato prete, ma si rendeva conto di chi ha ordinato prete? Cioè, perché io sapevo bene anche tanti i miei limiti. Forse se fossi stato vescovo io, avrei avuto delle perplessità a ordinarmi. Cioè, maturi dopo. Ma è bello che così, parti come sei, ma anche per sposarsi, se uno l'aspetta di essere nella situazione ideale, non si sposa mai, cosa vuoi? Sposarsi o comunque... Ma lascia andare la barchetta della tua vita. Vuoi anche... Dico che i giovani, femmine maschi, ma volete avere qualche relazione? E abbiate qualche relazione e poi raddrizzerete il carro. Non si può sempre aspettare di essere in una situazione moralmente è tutto perfetto, altrimenti... E sento che dicono, guarda, è andata all'altare col vestito bianco, ma allora aveva già figli, non era giusto. Che cosa frega? Scusa, sa, non è che l'ha fatto bene ad andare col vestito bianco. Cioè, siamo troppo moralisti. Comunque volevo dire, c'è da imparare... Felice di essere cattolico, sono addirittura tradizionalista, che non sembra, invece lo sono, perché su certi punti, tac, lì non si scava. E lì per quello io sono andato a Trieste, perché ero arrabbiato col Papa, con i vescovi che nascondono la verità su cos'è, mi tirano fuori che dentro forse anche l'aborto, ma solo pronunciare questa parola io resto, ma scherzi? Che se è un dispiacere, quando ero anche cappellano in ospedale che sono stato, non sono stato più capace, guarda, di andare nei reparti dei bambini.
Cioè, come fai a vedere un bambino soffrire e tu lo uccidi? No, 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 sì, non ci siamo. Comunque, la relazione che siamo noi, intanto imparare a avere la relazione con noi, la divide, secondo me si divide in quattro tipi di relazione. Relazione con noi, perché a volte non ci accettiamo mica per quello che siamo. Sei omosessuale, dico, sii felice di essere omosessuale. Sei di un'intelligenza media, amati così, ma non c'entra il paragone, perché non è che quell'altro fosse un handicap. Sì, ecco, non c'entrava, mi è venuto così gli esempi che sto facendo. Sei quel che sei, sii felice di essere quel che sei. Non temere di ammettere quello che sei. Quindi avere una relazione positiva con noi. Proprio sapete che io ho un po' il complesso di essere troppo alto. Sempre una stupidata. E invece sotto c'è. Adesso non più. Ma quando ero anche giovane, perché mi sembrava che questo mi isolava un po' dagli altri. Non è che sia esagerato, però già il fatto, insomma, ognuno ha anche le sue, invece l'importante è amarsi. Seconda relazione, quanti minuti ho ancora? 5-10, non so, no, per non tirarla troppo lunga, comunque va bene per accorciare. La seconda relazione è quella con Dio. Il nostro buon Dio, da cui dipende tutto, e anche noi, e sarà là che ci ascolta, e il cuore lo canta, però si lascia mettere in disparte, si lascia, se ne sta lì. E però la nostra dignità viene da là. Pensate che ognuno di noi è unico. Altro che veneto, italiano, tedesco, maschio, femmina, questo. Ognuno è unico, unico, proprio, perché il corpo sì ti è dato da un fratello, una sorella in umanità che sono il tuo papà, tua mamma, ma l'anima, la parte spirituale è solo lui che la dà. Quindi in ogni concepimento e anche nel nostro, lui si è avvicinato a noi. Il primo incontro che il nostro essere fisico l'ha avuto, ancora prima o insieme con quello del grembo materno, però la prima persona è il creatore stesso dentro di noi, che ha messo quest'anima, che non è un oggetto, ma insomma sarà quel che è. Cosa volete che sappia io cos'è l'anima? So che c'è questa dimensione spirituale, non posso poi spiegare più di tanto quello che non so, potrei fare finta di sapere, ma dico semplicemente che più di tanto non si sa, ma insomma c'è, ecco. Quindi la nostra dignità e anche la mia forza parte da là. Il Signore vuole che noi siamo rispettati. Tu sei Papa? E allora? Cosa mi interessa? Non mi interessa proprio niente. Tu sei Mario Bergoglio? Anzi, sei oltre Mario Bergoglio, perché questo è già il nome che hai ricevuto dagli esseri umani. Tu in realtà sei conosciuto nella tua identità, come ognuno di noi, solo da Dio. Il vero nome di ognuno di noi, la vera identità, la pronuncia Lui. Ma insomma, non posso soffermarmi tanto. La terza relazione, dove è andata, se definita? Oh, è quella con gli altri esseri umani, ma la lascio per dopo. E la quarta relazione è quella con l'ambiente. La parola ambiente, vedrete nei fogli, la scrivo sempre in corsivo, perché la parola ambiente è una parola di comodo. In realtà l'ambiente non esiste, cioè esiste sì, ma noi e l'ambiente siamo un tutt'uno in qualche modo. Forse come Chiesa Cattolica questo un tempo
non lo si sentiva così, si sentiva meno. È vero che abbiamo avuto i monaci benedettini che coltivavano le terre, ma una spiritualità dell'ambiente, come forte così, come un tutt'uno con l'essere umano, invece anche qui mi piace l'Oriente e anche il Giappone, e quando fanno questi spazi, come qui con tanta luce, tu devi essere... Ma cos'è un palazzo dove hai tanti oggetti e non ti senti tu a casa tua? L'ambiente invece, dobbiamo umanizzare l'ambiente nel senso, e nello stesso tempo anche noi dialogare con l'ambiente, cioè di dire cosa mi viene da queste piante, da questo torrente. Quindi non è solo un danno ecologico, ma è un peccato vero e proprio davanti a Dio. In questo Papa Francesco anche ci sta portando a sviluppare, però ci sta portando, tanto per dire, perché non se ne discute ancora abbastanza. Ma adesso mi avvio a concludere dicendo di più, e di più fin là e là, ma insomma sulla relazione tra di noi. Intanto torno a dire che non esiste essere umano, non può esistere essere umano isola. Cos'è questa parola, l'élite? Ma chi credi di essere tu, qualsiasi persona? Io non sono mica il tuo servo e neanche di un mezzo millimetro inferiore in dignità a te, perché siamo tutti e due figli di Dio uguali. Quindi non permetterti di usare questa espressione, l'élite. Al parone. Il parone di cosa? Sarà il datore di lavoro. È tutto quindi un linguaggio da riformulare in termini. Ma la relazione, ecco la novità, diciamo, com'è? La relazione la vedo secondo queste due categorie. Amicizia e libertà. Questa è stata un'intuizione di ormai saranno 20 anni fa, e non vi spiego come mi era venuta, ero in Corriera. Quel momento che hai come sta folgorazione, no? Allora, sì, ho capito che l'amicizia e libertà è la stessa, dovrebbe essere la stessa cosa. Nel senso, se ognuno di noi nella sua essenza è figlio di Dio, quindi solo rapportandosi con Dio ognuno di noi capisce meglio chi è il suo valore, e tutto il resto, dove la nascita, la cultura, la stessa religione, sono secondarie, perché è la relazione interna che tu hai con Dio, la tua, che nessuno può sostituire, quella è proprio, te la devi creare tu, che da parte di Dio c'è già, tu te la devi, c'è questo dialogo con Lui, ma fatto non di parole, fatto di gioia, di... è la coscienza che lo percepisce dentro di te, e questa luce interiore, ma vorrei dire quasi questo canto, questa musica, questa vibrazione di amore che la tua anima percepisce con Dio, e ti dà una grande serenità, libertà e forza. Ecco, la libertà viene da là. Però quando io sono libero, no, non libero come lo intendono i materialisti, io sono libero, faccio quel che voglio, sono libero, ho la gioia di incontrare altri, ho la gioia di amare, perché anche tu sei libero, quindi sono libero e non contro,
ma per un, ecco mi viene, ma per un incontro. Quindi non contra, per essere la tua casa è una baracca, la mia è un castello. Tu non vali, io valgo. Ma ci parliamo e ognuno mette sulla tavola qualcosa. Pensate che fino a 65 anni, cioè l'anno scorso, io me ne stavo quasi sempre tranquillo e pacifico nella mia parrocchietta lassù nella Val di Sotto. È vero che scrivere lo scrivevo già tantino, ma scrivere il conto. E poi nel giro di un anno vai di qua, vai di là, incontra le persone. Quindi è proprio vero, ma cos'è che offri? Non offro niente. Offro solo una presenza che può essere uno stimolo. E avere fiducia, non nelle mie parole, ma avere fiducia ognuno in sé. Quindi direi che anche per l'Italia bisogna fare questi, essere liberamente in amicizia. Poi come questo si strutturerà non so, perché prima se noi anche andiamo via da qua, ognuno torna a casa sua e chi si è visto si è guardato, come diciamo noi popolarmente, nel senso comune, conta e non conta. Allora facciamo l'accademia, facciamo, non so, anche una perdita del tempo, sì. Sì, sì, l'ha detto anche delle cose interessanti. Cioè, bisogna che ci impegniamo, dicevo a Maurizio che l'ho conosciuto appena ieri sera, e uso già il nome senza far tanti giri, dicevo, dobbiamo restare in contatto in qualche maniera. Non volete restare... Non è che tu, ma... Educhi, alla, non puoi con un passo solo passare da... Dobbiamo fare questo senso della comunità. Ma no, mi fermo anche qua. Comunque vi ringrazio ancora del, come posso dire, di esistere, che siete stati generosi con me nell'ascoltarmi. E che la bella giornata che è fuori sia anche nelle vostre vite, che vi accompagni. Ho detto con, in maniera un po' anche istintiva, così brutale, quel che penso qua e là, perché sono un po' d'accordo con quello che no. Sono molto soddisfatto di portare avanti questo progetto di amicizia e di libertà che, va, che parte in una dimensione cattolica ma va molto al di là, perché soltanto su questa base di valori, amicizia, libertà potremmo intenderci in questa epoca nella quale soprattutto in Occidente il cattolicesimo sta morendo. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche ultima domanda? Allora, io ringrazio tutti della presenza, vi faccio presente che ci sarà un rinfresco, e ringrazio per il rinfresco Bottega Carega, Pizzeria Carpelier, naturalmente Samo, Pizzeria Ristorante da Massimo, e ricordo, come ha detto Floriano, che perché questo incontro non si perda, ma che continui a dare i suoi frutti, chi vuole contribuire con il proprio tempo nel costruire azioni sul nostro territorio può rivolgersi a me, a Anna oppure a Roberta dando il proprio nome. Grazie.